Ciao a tutti, meditare sulla solitudine. Prima di affrontare questo tema, però, iscriviti al canale, seguimi sulla pagina Instagram Massimo Taramasco e veniamo al tema. Allora, la solitudine è una delle cose che fa più paura in senso assoluto. Noi abbiamo molta paura della solitudine, temiamo spesso la solitudine e la solitudine ci procura, diciamo così, delle situazioni particolari. La solitudine ci genera degli stati talvolta di sofferenza, ci genera degli stati di angoscia. Le persone si sentono sole e per paura della solitudine sarebbero disposte a fare qualunque cosa. Per paura della solitudine sarebbero disposte a, diciamo, superare ogni tipo di, come dire, accettare ogni tipo di situazione. Questo è un qualcosa che dobbiamo assolutamente evitare, questi stati di sofferenza per la solitudine, familiarizzandoci con la solitudine. Meditazione significa familiarizzarsi, significa entrare in contatto profondo. Entrare in contatto profondo con la solitudine è molto importante perché ci permette di vivere in modo positivo, ci permette di avere delle relazioni positive, ci permette di capire che noi di fatto siamo vuoti di esistenza intrinseca e per questo siamo in collegamento con tutto quello che ci circonda, siamo connessi con tutto quello che ci circonda. Questo è un qualcosa che dobbiamo imparare, è un qualcosa che dobbiamo capire, è un qualcosa di cui dobbiamo renderci conto. Vivere in, diciamo, in sinergia con tutto quello che ci circonda è davvero importante, è fondamentale. Per poter fare questo dobbiamo iniziare ad apprezzare anche la solitudine. Meditare significa chiudere gli occhi, mettersi lì, lasciare che ci rendiamo conto che noi non esistiamo autonomamente, ma esistiamo soltanto nell'interazione con quello che ci circonda. Siamo energia, per fare un esempio, il vuoto di esistenza intrinseca significa che noi siamo parte dell'universo col quale interagiamo, siamo parte dell'universo, noi non possiamo percepire noi stessi senza percepire ciò in cui siamo immersi, ciò in cui siamo immersi dipende da noi. Quindi è tutto un'interrelazione, una correlazione, un'interdipendenza in tutto e per tutto. Siamo anche in interdipendenza col volo di una rondine, per fare un esempio, cioè siamo connessi con tutto. E questo significa che non siamo nulla di autonomo, di ben definito. E questo ci regala l'immortalità però, perché non possiamo mai finire, nel senso che non siamo mai di fatto iniziati. Questo è un concetto fondamentale. Noi non siamo mai di fatto iniziati. Non siamo mai di fatto iniziati. Beh, uno dice, ma siamo iniziati quando siamo nati? No, siamo iniziati molto prima di quando siamo nati. Perché, diciamo, in qualche modo eravamo, come dire, dentro i nostri genitori e dentro tutti i nostri avi. Quindi eravamo già presenti all'inizio dei tempi, diciamo così, se ci sia stato un inizio dei tempi. Io credo che non ci sia stato, però. E non finiremo neanche, perché anche il nostro corpo fisico non finirà, si trasformerà in qualcos'altro. Quindi è la trasformazione continua. Noi siamo prodotto della trasformazione delle cellule dei nostri genitori. Siamo questo. Ma se le cellule dei nostri genitori esistevano già prima che esistessimo noi. E anche i nostri genitori sono prodotto della trasformazione delle cellule dei loro genitori. E così andando all'infinito. Eravamo già presenti, diciamo così, se vogliamo parlare del Big Bang, in quel atomi, diciamo così, di cui siamo i costituenti. Il nostro corpo è fatto prevalentemente da acqua. E quest'acqua che è nel nostro corpo, prima stava da qualche altra parte. Stava da qualche altra parte. E quando finiremo, l'acqua andrà da qualche altra parte.
E quindi noi siamo in interdipendenza con tutto, cioè la quantità d'acqua è sempre la stessa, solo che adesso è allocata dentro di noi, una parte, noi siamo credo al 90% fatti di acqua, di molecole, siamo fatti di atomi. Questi atomi esistevano già dall'inizio dell'universo, sono formati, ma erano, quindi noi non siamo mai nati e non moriremo mai, questo è un concetto fondamentale, quindi non possiamo essere soli. Dobbiamo meditare su questo. È molto importante imparare questa forma di meditazione perché ci renderemo conto che saremo delle persone molto diverse, più serene, più tranquille, in grado di accettare anche gli urti della vita con serenità, gioia e felicità. Bene, per questo video è tutto. Seguimi sulla pagina Instagram Massimo Taramasco. Iscriviti al canale e iscriviti al nuovo canale Felicità Benessere, di cui ti posto il link in descrizione. Ciao a tutti!